Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video ricetta. Questa volta non è la tipologia da fat a fit, ma praticamente io ho comprato questo preparato sul sito di All Supplement. Come ben sapete, avete il mio codice sconto che è Giulia010 e quindi avevo il piacere di testarlo insieme a voi e secondo me sarà un'impresa. Ma non il fare la ricetta in sé per sé, ma per farlo, cioè per far uscire la forma di un salame. Secondo me sarà una scena epica, quindi devo registrare assolutamente il video. Ed è marchio San Martino, gustati la vita, mi piace troppo questo slogan. Ed è preparato per salame al cioccolato. Dopo andremo a vedere gli ingredienti e veramente, raga, è un salame di cioccolato che si fa in veramente 5 minuti neanche. Allora, vi faccio vedere all'interno, presenta i biscotti, io scioccatissima, poi presenta ovviamente la miscela, che poi ovviamente, raga, dobbiamo aggiungere anche altri ingredienti che dopo vi mostro, e poi all'interno c'è anche il suo foglio proprio per fare il salame di cioccolato, quindi è una cosa fantastica perché non è una carta da forno normale, ma è molto più rigida, quindi fantastica. E quindi niente, io vi lascio alla ricetta, vediamo un po' se riuscirò a ricreare anche io il mio salame di cioccolato. Quindi vi lascio alla ricetta e noi ci vediamo nel prossimo video. Allora, per il salame di cioccolato ci servirà, dietro ci sta già scritto tutto, sciogliere 60 g di burro, versare in una terrina, va bene, in una ciotola, il contenuto della busta, quindi la bustina è tutta questa qui che sarebbe all'incirca 300 grammi, eccola qui, quindi tutta quanta dobbiamo versarla. Poi un uovo, è un uovo, cioè quindi è super veloce da fare. Allora, come burro io vado ad utilizzare questo qui che già ho sciolto. Eccolo qui, già tutto sciolto. Quindi io in una ciotola devo andare a prendere la nostra ciotola, pure senza la bilancia, quindi super veloce. Vado a prendere la ciotola, vado a versare al suo interno tutto il preparato. Mamma mia, raga, che profumo di cacao! No, vabbè, c'è un profumo di cacao assurdo. Ok, poi ovviamente dopo ci serviranno anche i biscotti che non vi ho detto che escono già all'interno, che alla fine che abbiamo fatto il nostro contorno li andiamo a sbriciolare all'interno. Poi vado ad aggiungerci il burro. Cioè, raga, ho sempre voluto fare il salame di cioccolato, ma non l'ho mai fatto. Poi vado a prendere ovviamente l'uovo. E vado a dare una mescolatina. Quello che ci deve venire perché poi si deve compattare, e io a sto punto ci vado ad aggiungerci anche io biscotti e poi dopo vado a dare un'altra mescolatina, però quello deve venire così, io quindi schiaccio bene tutto il composto e vado ad aggiungerci i biscotti. Comunque, raga, questa cosa che all'interno ci sono anche i biscotti è un punto in più veramente. No, raga, ma poi questi sono i miei preferiti! No, vabbè. Che profumo! No, vabbè, io li amo questi biscotti. Fate pezzi piccoli. No, come me. Poi, raga, devi riposare dopo in frigo. Una volta che abbiamo fatto il nostro salame di cioccolato, deve riposare in frigo per 2 ore. Ma io direi anche tutta la notte, più sta, meglio è. Ok, super biscottoso. Ok, e poi non ci resta, non so se mettercene altri, non lo so. Che dite, ce ne mettiamo un altro? Ma sì, dai, mettiamocene un altro. Tanto ce li abbiamo, abbondiamo. Resta che prendere il loro foglio, cioè il foglio che è uscito al suo interno, di aprirlo e
E a me, adesso a me qui sta salendo l'ansia. Prendiamo il foglio, ho un po' paura, sincera. Ok, vabbè, sperimentiamo un po'. Ok, ho cambiato l'inquadratura e ho paura. Dobbiamo fare così, e creare. No, ragazzi, immaginate, non è questa la carta tipo che dovevo utilizzare. Non so manco io quello che sto facendo. Raga, io penso di averlo creato e adesso va in frigo, ho paura. Adesso, raga, lo lasciamo in frigo per un bel po' e poi vediamo se l'esperimento è riuscito, ma non penso che è riuscito tanto bene, ma vabbè. Vediamo più tardi. Io per il momento 2 ore sicuramente lo faccio stare. Pensate che adesso sono le 6, però io lo farò stare tutta la nottata. Sì, raga, lo farò stare tutta la nottata e poi domani mattina lo andrò a tagliare e lo proveremo. Ho un po' paura, ma ok. Buongiorno, come avevo detto, dopo tutta la nottata in frigo, raga, fatelo stare tutta la nottata. Andiamo ad assaggiarlo, perché vedete, stamattina già era bello duretto, già mo si sta ammorbidendo. Eccolo qua, è venuto strabello, assaggiamo. È buono. Fa un po' questa cosa che schiocca, però il sapore è molto buono. Si sente proprio di, cioè sembra proprio di mangiare una cioccolata calda, ve lo giuro. Buono, promosso.